Oggi, 10 ottobre, è la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Noi di Ravenna Web TV abbiamo voluto capire se i ravennati ricordano ancora cosa accadde alla McNavy e cosa pensano riguardo alle problematiche delle morti bianche. Lei si ricorda cosa accadde alla McNavy? Morirono 13 lavoratori mentre stavano facendo il loro dovere su una nave. Mentre sverniciavano ci fu un incidente gravissimo, si riempì di fumo e morirono. Al tempo non c'era l'impianto antincendio, non era funzionante e fu questo uno, diciamo, delle cause anche contribuì alla mancata tempestività dei soccorsi. Certo. E senti, secondo lei al giorno d'oggi le cose sono effettivamente migliorate o ancora l'alta mortalità relativa all'ambiente lavorativo è una problematica costante? Beh, diciamo che al giorno d'oggi purtroppo quello che domina il mercato è il costo. La rincorsa del costo va a discapito chiaramente non dell'imprenditore perché deve comunque guadagnare, ma di chi gli presta la mano d'opera. Quindi se si deve tagliare su qualcosa, come al solito si taglia sulla sicurezza. Io sono una persona che anche un'attività lo vedo come è, per quanto ci si impegni e chi rischia, rischia di proprio, però le cose, diciamo la tutela che c'era una volta, secondo me forse c'è anche meno. Ci sono tanti cantieri, tante cose, però i controlli sono comunque carenti, secondo me. Secondo te al giorno d'oggi la sicurezza sul lavoro è una cosa a cui i datori di lavoro fanno particolarmente attenzione e che magari gli stessi lavoratori esigono, oppure tutto sommato è una cosa un po' sottovalutata? No, credo che sia ancora sottovalutata. E forse stanno iniziando, diciamo, a sensibilizzare le aziende nel cercare di risolvere questa problematica, però tuttora penso che sia ancora sottovalutata, quindi penso che, insomma, che dovrebbero porre più attenzione. Non so quanto i lavoratori effettivamente richiedano questo maggiore controllo, forse perché penso che ci siano ancora tanti che lavorano in nero. Quindi anche questo, insomma, è un problema da valutare, quindi penso, insomma, che dovrebbero porre più attenzione. Secondo me miglioramenti non ne sono stati fatti, si vive alla giornata praticamente, anche perché essendoci molti extracomunitari, compagnia bella, che vengono impiegati nei lavori dove purtroppo gli italiani non hanno più voglia di farli, vengono impiegate queste persone, di conseguenza cercando di evadere le tasse, potenzialmente tutte quante le assicurazioni, non c'è un miglioramento netto che si possa vedere e constatare nella realtà, perché giornalmente succedono sempre tanti incidenti, ma per un motivo o per un altro a livello di tutta Italia succedono queste cose qui. Sicuramente rimane un problema, perché non c'è abbastanza attenzione, perché non so, a volte si fanno delle cose per spendere meno, non lo so. Io spero però che sia, rispetto a loro, sono passati così tanti anni, sia migliorata, non vorrei mai. Io penso che non sia cambiato molto, che molte volte ci siano ancora dei comportamenti troppo superficiali per la sicurezza del lavoro. C'è molta burocrazia, ma che copre la reale esigenza, perché la burocrazia è tanta, però l'esigenza di controllare, di vedere, di verificare, specialmente al sud, vediamo cisterne, gente tutti i giorni muore sul lavoro, quindi è una materia che andrebbe trattata in un altro modo, con più fermezza, con più controllo, ma soprattutto con più prevenzione, ma non, siamo ancora molto lontani dal risultato.